ad un appassionato di passare una giornata in compagnia della famiglia Audi Sport per andare a zonzo nel mitico circuito di Imola è come dare a un assetato una Coca-Cola ghiacciata nel mezzo del deserto del Sahara. Quanta grazia, signore! Dalla station wagon più veloce del mondo, RS6 Avant, nella cattivissima variante Performance, alla nuovissima RS3, per passare attraverso la RS7 Sportback e schiarirsi le idee con la R8 Performance da 610 cavalli, fino alla new entry, RSQ3. Ma chi le ha viste mai, tutte e quattro ben allineate sulla griglia di partenza? Roba da sogno, una giornata fortunata per qualunque appassionato dei quattranelli e non. Una giornata da incorniciare in pista, partendo dal basso, si fa per dire, con la RS3, da 0 a 100 in 4 secondi e 3, per passare dalla regina delle station wagon, l'Audi RS6 Avant Performance. Sembra un caccia a reazione camuffato da familiare di lusso, che oltrepassa la barriera dei 300 km orari. La RS7 Sportback, una grande coupé a 5 porte che, nonostante le prestazioni supersoniche, è docile come un'ammiraglia imparata. E continuiamo in crescendo con la R8 V10 Plus, ma solo per i cavalli nascosti sotto al cofano, che sono ben 610. L'Audi sportiva per eccellenza, l'ideale per la pista. 330 km orari di velocità massima e 3 secondi e 2 per passare da 0 a 100 sono solo il suo biglietto da visita, perché una volta scatenata tra curve e cordoli si scordano i numeri e si assapora metro dopo metro, staccata dopo staccata, la sua perfezione. Il prodotto parla da solo, credo che senza arroganza, quando utilizziamo desinenze come RS nell'immaginario collettivo di appassionati di auto, tocchiamo una sigla magica. Abbiamo però immaginato che la miglior comunicazione per queste auto, per questi tipi di prodotti, non è assolutamente la comunicazione convenzionale. Qui quello che serve è l'aspetto esperienziale. Quale delle quattro? Bella domanda. La RS6 è esagerata in tutti i sensi. La R8 una super sportiva da brividi in pista e docile fuori. La RS7 la più equilibrata per chi proprio non digerisce le station wagon vestite da sportive. O l'alternativa che mette tutti d'accordo anche nel prezzo, la RS3, una sportiva compatta sfruttabile tutti i giorni della settimana. Insomma, una sinfonia di cavalli che entra prepotente nell'abitacolo.